vedo già più. Pedalo, pedalo, arrivo alla cima. Altura la guerra, pensiero di mattina. La rabbia mi spinge, mi porta distante. In salita e in discesa mi mangi tornanti. E dietro e davanti mi applaudono in tanti. Vorrei restare sempre così, in maglia rosa e poi il vento e le moto sorpassano. La fatica tocca solo a me, ma ho voluto la bici adesso. Buonasera a tutti e grazie per essere venuti qui questa sera. Parliamo di un libro che si intitola Pantani è tornato. Io ero un po' contrario, devo dire la verità, a questo titolo. Quando l'ho scritto, io ormai questo libro è uscito da un anno e tre mesi, e mi fa un po' specie averlo ripresentato a Milano pochi giorni fa, no? Noi giornalisti siamo di Campiglio, quando al penultimo giorno di un giro d'Italia già vinto, e io vi assicuro che in quel 1999, io ero lì, mio papà era lì e commentava quel giro d'Italia, in quel 1999 l'Italia si fermava al passaggio di Pantani. La televisione faceva degli ascolti paragonabili forse al Festival di Sanremo, perché veramente c'era Campiglio, come vi dicevo prima, quando lui insomma era all'apice della notorietà, della fama, del successo, con un giro d'Italia non conquistato, ma stravinto, facendo cose incredibili. L'altra verità, si è suicidato. Bene, mi è piaciuta molto qualche giorno fa la presentazione di uno dei responsabili della PM, che è la casa editrice di questo libro, che ha detto, ma insomma Davide non vuole per forza in questo libro consegnarvi la verità, non ha questa pretesa, aggiungerei io, questa presunzione. Io, dove Pantani avrebbe strappato lo specchio, buttato per terra, su quello specchio c'era una sedia, una pentola, svariato e genere, quello specchio era assolutamente intatto. Lasciamo perdere che a distanza di anni è comparsa, come dire, sulla scena delle cronache, la testimonianza della prima persona che è intervenuta sul corpo di Pantani. Adesso qui è riportato in piccolo qua sul libro, però negli atti del processo c'è la testimonianza della persona che ha fatto questo controllo. Questa persona lavorava in quel laboratorio, non in una camera d'albergo, in uno spedizione, non in una camera d'albergo nella parte di Madonna di Campiglio, ma in un ospedale pubblico di Imola. Insomma, ha costruito forse insomma, i capitoli più belli, emozionanti, epici, leggendari, eccetera. Bene, io vedo mio papà che, insomma, ai tempi di Pantani si emozionava, si commuoveva. E secondo me si commuoveva perché? Perché Marco ti portava le stesse suggestioni che Fausto Coppi probabilmente portava alle generazioni come quella di mio papà e le generazioni prima di lui, quelli che avevano avuto la fortuna di vedere Fausto Coppi. Fausto Coppi era un corridore di un ciclismo antico, era un corridore moderno in un ciclismo antico. Marco era, secondo me, un corridore antico inserito in un ciclismo moderno. Beh, la federazione ciclistica in quegli anni, che era presieduta dal signor Cerruti, probabilmente faceva insomma del fatto magari di riuscire a capire Pantani, perché dei successi di Pantani, magari una battaglia propria, arrivando anche a forzare, a spingere, come Marco mi disse più di una volta, ad una confessione di Pantani su qualcosa che Marco mi diceva, ma io perché devo confessare qualcosa che non ho mai fatto? Per cui sul fatto che la federazione non lo abbia difeso, visto prima di quegli anni, veramente non mi stupisco. Grazie.